Ciao Beda! Diciamo che sono le 9 qua a Bangkok, siamo arrivati alla guest house vicino alla stazione di Hualampong e il trasferimento è stato fatto con l'autobus dall'aeroporto. È stato abbastanza confortevole. La folla che ci spaventavamo di trovare non l'abbiamo trovata. Ovviamente il viaggio è durato, però tutto sommato va bene così. La linea A4 abbiamo fatto La il caso. linea E4. Purtroppo, Arrivato a Chinatown. diciamo che siamo nel quartiere di Chinatown. La nostra guest house non è delle migliori, nel senso che ovviamente si tratta di un ambiente abbastanza spartano, Ampio. molto grande. Sì, c'è anche l'aria condizionata, tutto sommato, infatti qua dentro c'è fresco. Però, come ci suggerisce la nostra amica Marta, diciamo che ci sono certi accorgimenti che i nostri amici potevano anche, diciamo, risolvere. Le piante secche. Sono piante secche molto, molto strane, ma il pavimento non è neanche molto lavato. Un Sono macchie tipo profumo. forse di sangue, non so, non si Un capisce. profumo. C'è una temperatura molto, molto calda. Uscendo dai posti con l'aria condizionata sembra che ci sia un forno acceso. Il bagno è dato di doccia, non è per niente bello, però è un bagno ed è quello che serve. Sorpassando questa porta, la temperatura va Ecco, oltre qua la. per esempio non si sente con la telecamera, ma qua c'è una batosta di calore a uso forno del panificio di Spina in Corso Umberto. Guardare lo spessore dei materassi. I letti sono molto, molto rigidi. Ci prepariamo ad affrontare la nostra prima serata. Lenzuolo a velo. Ci prepariamo ad affrontare la nostra prima serata a Bangkok. Già, è entrato qualche dubbio. Sta salendo qualche. Siamo al mercato di Chinatown dopo un lungo giro col tuk-tuk che ci volevano portare a vedere un bellissimo spettacolo. Siamo arrivati in questo magnifico mercato che c'è di tutto. Abbiamo comprato. Chinatown, abbiamo comprato papaye, abbiamo comprato banane, abbiamo comprato delle specie di pere arancioni. Ci hanno fatto bere il succo d'ananas, il succo di cocco dal cocco stesso. E cos'altro, Michele? Cosa abbiamo comprato ancora? Ora dobbiamo provare questi altri frutti gialli qua. Sono tutti sorridentissimi e tanto carini. Posso? Come
al mercato di fronte a Wat Po, come dice correttamente Michele, un mercato pieno di odori, spettacolare. Marta ha dovuto rimettere i pantaloni lunghi. Anche tu, mi sembra. E anche io. Aspetta, perché siamo arrivati al Palazzo Reale. Palazzo Reale. Uno si deve mostrare. Nel Palazzo Reale vigono delle norme severissime per quanto riguarda comportamenti e abbigliamento. In pratica non è consentito, nella nostra fattispecie, né bere, né i pantaloni lunghi, né fumare. Né magliettina scollacciata. Insomma. Molto grande. Dopo un'annata fatta con il long tail, mi pare, a 2000 baht, stiamo facendo il ritorno con i mezzi pubblici a 22 baht. Diciamo che non... Bravo. L'ho comprato ieri. Cioè... Allora, siamo alla stazione di Bangkok, stazione Walampong. Stiamo facendo un trasferimento per Atuya, la vecchia capitale. Stiamo aspettando sul binario 11 che arrivi il nostro treno. Ma cosa? Per dargli al posto di 200 yen dai quanto? 150? Da chiappi, mezza giornata dopo che si stava su un treno in piedi. Ci facciamo la prima classe sul treno. Allora, qua siamo a Ayutthaya. Siamo presi in questo tuk tuk con Danus alla guida. In mezzo a bar un poco ingolfato. Bravo. Mi sono mimetizzato troppo, no, thanks.
10 baht. Another 10. Coconut 10 baht. Ok? Viene uno in caso. Viene uno in caso. 10. È vuoto questo autobus. Pericoloso. No, questa corsa in autobus. E cosa, 16 baht sia per me che per Marta. E, diciamo intorno a 40 centesimi. Questi sono i mezzi che gli abitanti di Bangkok usano. C'è tanta gente, è fine settimana. E mai partire a fine settimana, ci sono tutti i gruppi. Poi d'estate, tipo il sabato. Ma che si chiama questo posto? No? Kamai? Kamai Station, abbiamo perso il treno, l'autobus non per tratte. Non l'abbiamo perso, era pieno. Culo. Forse quello prima era buono. Fatto sai che ora forse ci stanno organizzando un minivan per partire. La direzione ora è Koh Chang. Dove ripezia, notturno, poche ore di sonno. Purtroppo il colpo dell'autobus è fallito. E siamo stati costretti a prendere il tassì. Che alla fine si è portato via 30 euro a testa. Chi sono spacchiosi che hanno acquistato 60 euro, 20 euro a testa. Vabbè, perché abbiamo i soldi, se non c'erano i soldi non potevamo fare niente. Allora, siamo arrivati all'isola di Koh Chang e ci stiamo trasferendo alla Lolly Beach. Siamo sopra un taxi pick-up e abbiamo incontrato dei ragazzi canadesi e tedeschi. Aria tendenzialmente umida. Tendenzialmente umida, ma non c'è caldo ancora. Sono appena le 7 del mattino. Siamo sopra un elefante. Io ho i piedi messi. Io ho i piedi messi sulla schiena della povera bestia che si sta portando di sopra 116 kg senza comprenderne il motivo. Ma di fatto è così. Beh, 60 tuoi. E più se comunque. E 80 del signore. Il l'elefante si pilota con le orecchie. In pratica il tizio con il piede muove, naturalmente sono elefanti ammaestrati, muove la sua gamba e di conseguenza nel frattempo si pulisce anche i denti il pilota. Vero? Sì, c'è un legnetto. Fatto sa che ci avviciniamo alla foresta, alla giungla. In cambio la guida. Guarda, sta guidando Marta l'elefante. Gli faccio una carezza all'orecchio. Con la tecnica europea. La gamba, fagli vuoi. È più dolce, se voglio però. Ce l'abbiamo fatta. Milla, tu hai letto. Abbiamo finito. Io? No. Dai, no, abbiamo finito. Abbiamo finito il giro con gli elefanti e siamo sulla Scenicaria. Scenicaria. Stiamo assistendo al tramonto sul golfo di Thailandia. Perché la... che direzione è?
al golfo. Siamo nella costa occidentale di Koh Chang. Ciò vuol dire che la siamo a ovest. Là ci sono le isole. Vabbè, abbiamo provato a fare un'inquadratura, non si può fare. Comunque questo è il silenzio e la pace, che è il paese di pescatori che si chiama Bobang, trasmette ai suoi ospiti. Ovviamente qua siamo al porto, dove c'è il faro. Il faro non è acceso, però purtroppo. E fascia sempre occidentale, anche se siamo, dovremmo essere all'estrema punta dell'isola di Koh Chang. L'isola di Koh Chang ha una città che è costruita su palafitte, una città molto piccola costruita su palafitte, che noi non si riesce a inquadrare. Che basa tutta la sua attività sulle gite, sulla pesca e sulle attività di ricezione e ristorazione. Allora, siamo sempre nell'isola di Koh Chang e stiamo andando dalla signora. What's your name? Yo. 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 Y-O-N-G. Yo. 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 My name is Yo. Baby. Baby. Yong, Y-O-N-G. Y-O-N-G. E diciamo che stiamo facendo una specie di colazione un po' più ritardata. Dalla maestra. Marta beve il cocco. E questo è come, diciamo, in due minuti tagliano il mango. Prima abbiamo mangiato la papaya. E il gioco è fatto. Ti sei ricordato una cosa, giusto che la dici tu? Mi sono ricordato una cosa. Che succede in questo punto? Beh, allora, siamo sempre nell'isola di Koh Chang. Ci stiamo dirigendo verso le cascate. Nel frattempo abbiamo visto questo posto, che è pieno di altarini. Altarini che sembrano buttati, ma probabilmente stanno qua per un motivo. Il motivo è che in questo punto dovrebbe esserci il fantasma o gli spiriti, o vari spiriti. Si pensa che i locali quando passano qua suonano. Vediamo se questo... Questo non ha suonato. Allora forse non è qua. Questo invece ha suonato. Questo invece ha suonato, quindi probabilmente è vero. E questo è il punto. Questi altarini sono senza una simbologia particolare. Si vedono tipo famiglie che... scene di vita. Si non suona. Vabbè. Sembrano scene di vita familiari. Qualcuno suona, qualcuno no. Quindi siamo in questo momento addentrati nelle waterfall. Purtroppo la stagione non è delle migliori e quindi non siamo riusciti a trovare quell'acqua che speravamo. Di fatto ieri con la gita con gli elefanti ci avevamo chiesto, ma avevamo detto anche che di questo non è il periodo, bisognerebbe aspettare il periodo monsonico. Vabbè, e in ogni caso il posto è decisamente bello. A tratti si sale in questo corso d'acqua, povero ma sempre presente, con delle corde in mezzo alle rocce, su una giungla che sicuramente non può essere ancora la giungla fitta e invalicabile, ma è sicuramente rispettabile. È molto avventuroso. Il percorso è fatto a tratti con le corde.
Allora, Bangao. Bangao, qualcosa del genere. Bangao. È un paese di pescatori costruito su palafitte ed in acqua. Di qua partono le gite che portano alle isole. Io e Marta non la facciamo per una serie di motivi. Il primo, che arriviamo sempre in ritardo. Il secondo, che non c'è stato intendimento sugli orari. Il terzo, che pensavamo che una barca singola costava molto di meno rispetto a quello che costa. In realtà, capitano compreso. Diciamo che io mi sono scordato di fare riprese nella parte più bella di questo piccolo borghetto. Comunque si prosegue dritto per questo vialetto che già è in mezzo all'acqua. Alla fine c'è anche il molo. Ecco, per intenderci, vedete le palafitte. No, là c'è una penisola che dura tutto intorno e qua ci sono le case, appunto, che su un pontile arrivano fino a un bel po' in mezzo al mare. La temperatura è abbastanza calda. Allora, siamo ancora nell'isola di Koh Chang, siamo alla punta più a sud, la punta meridionale. Abbiamo provato a spostarci più verso oriente, però non ci siamo riusciti perché la strada finisce. E quindi in questo caso l'unica circunnavigazione che possiamo fare è di tre quarti antiorarie rispetto al nostro punto. E Marta, eccola qua. Facciamo un giro adesso. Stamattina abbiamo preso già troppo caldo. Ci siamo dovuti fermare in questo posto che è bello. A livello di spiaggia è bello, a livello di mare è così. Oh, voglio inquadrarlo. No, ci è arrivato un poco di schiuma. D'altro canto, se ben si vede, se ben guardiamo, là c'è l'isola della città dei pescatori. C'è il nostro amico che sorseggia bibitino a mare. Il progetto per oggi è quello di fare una semicircumnavigazione dell'isola col motorino super wow, che ormai si è arrivato sugli 8000 km, che a 8000 km almeno avanza un paio di messe a punto di tutte le salite e discese che si è fatta. Dopo il giro andiamo a farci il massaggiao, poi per Marta forse si fa le trecce, ma questa è un'altra puntata. Arrivederci. Ecco ancora uno scorcio dell'isola di Koh Chang. Molto bello. Gli unici mezzi che usualmente girano in quest'isola sono pick up, camion e furgoncini. Qua forse c'è un altarino perché suonano spesso, forse perché è pericoloso. È un continuo di salite e discese molto pendenti, per cui una macchina normale, una macchina tradizionale, in questa strada si troverebbe molto in difficoltà. Abbiamo appena sentito una frenata. Qua c'è il motorino che sale. Ah, c'erano le paparelle. Questo vuol dire che, per esempio, durante le stagioni delle piogge, questo asfalto bagnato sicuramente è impraticabile, impercorribile per le macchine tradizionali, trazione anteriore. Ora ci siamo spostati nella parte orientale dell'isola. La parte orientale risulta la meno esplorata, cioè la meno sfruttata più che altro, perché deve essere tutto esplorato. Questa è una cascata che non so come si chiama, comunque è la migliore di quelle segnalate che abbiamo trovato finora. Michele si è appena fatto il bagno. Io mi sono fatto il bagno. Con i pesciolini e con i russi. Thank you.
sempre il lato orientale. È tutto distrutto. Ma ti puoi tuffare anche per non pesalire? Ci sono troppe vongole, ostriche, non si sappia di un po'. Moria! Perché ragazzi, vuoi come una struttura? Però è molto bello, è suggestivo. Qui sono tutte vongole. Ci sono anche pesci. Mi sa che andare più a circonnavigare questa isola non è possibile. Siamo quasi alla fine della possibile circonnavigazione. Stiamo vedendo che siamo in un bellissimo posto in cui si gioca a frisbee. Stiamo aspettando il sunset. Di sabato stiamo andando via il lunedì, martedì, e sembra che è passato un anno. Ci lasciamo a la signorina che buttava gli occhi, sta bene di te e di te. Quindi ci lasciamo alle spalle l'isola di Koh Chang. Per ritornare all'inferno di Bangkok. Stiamo traghettando alla ricerca dell'autobus che troveremo dall'altro lato, e c'è sulla costa di Trat. Pochissimi chilometri ci separano dalla Cambogia, ma noi non ci andremo perché non abbiamo il tempo. Nino da Soleira. Oh, allora, questo è il treno per Chiang Mai, prima classe. Cosa di particolare? Vabbè che noi lo sporchiamo un po' di più, c'è il tavolino che è appiccicato proprio. Da notare gli amici thailandesi. No, gli amici thailandesi usano il coriandolo, sapendo della nostra tradizione. Ci hanno fatto trovare tanti bei coriandoli a terra. Eccoli qua. Andare a Chiang Mai col treno è di per sé un viaggio, perché dura 12 ore più o meno. Partenza alle 5. Mi ha detto l'autista che verso le 6 del mattino ci sono gli scenari più belli, e io gli ho detto di bussare e chiamarmi perché voglio fare fotografie. Per il resto, quello che è successo qua dentro è stato che abbiamo portato a bordo un frutto che non sappiamo come si chiama, però abbiamo i semi. E dal sapore particolarmente dolce e cremoso. Là ci sono infatti i semi. Come
cremina. Una crema della consistenza più pastosa ancora della maionese. Crema, proprio crema. Il fatto è che l'odore di questo frutto ha infastidito alcuni passeggeri, per cui è venuto l'autista e ci ha detto: che state mangiando? È entrato, ha trovato un pacco e ci ha detto: questo ve lo mangiate subito oppure lo buttate, anzi ve lo dovete mandare a mangiare poi, dove si fuma, cioè nel coso di scompartimento. Ok, gliel'abbiamo regalato. Ma gliel'ha regalato? Sì. Accettato? Non lo sarei preso, non lo so. Del costo, tra l'altro, di circa 280 baht. Allora, ci stiamo dirigendo verso Chiang Mai in treno, ovviamente. E questo è lo scenario usuale che si presenta davanti ai miei occhi. E purtroppo c'è foschia perché sono tipo le 6 di mattina. E tutto è un po' bruciato perché da queste parti si usa fare così in questo periodo. E la temperatura è molto piacevole. È una linea diesel che congiunge Bangkok già a Chiang Mai in circa 12 ore. Questi cani sono venuti qua. Fultan. Le mountain station. Iron Mountain. We can smell it. What dog? Dog. Perché vengono a mangiare, ci vengono a mangiare le cose dei cani. Yeah. Eat toad, breakfast. Breakfast. No, eat dog. No, toad. But I have toad thing. Toad. That's it. Yeah, restaurant, yeah. Restaurant, Korea. It's not it, no. 2-3 minutes, Chai. Allora, siamo a Chiang Mai e da Chiang Mai non incontrare templi lungo il cammino è praticamente impossibile, perché praticamente ci sono un mare di templi molto ben curati, pieni di fiori, pieni di colori. In questo in particolare, in questo rispetto agli altri, abbiamo trovato anche un'attività di preghiera in corso. Figata, sei unito. Molto bella, molto interessante. Dico, poi dopo 5 minuti ovviamente uno stanca, non capendo quello che si dice. Chiang Mai ci accoglie con una temperatura molto piacevole. Un sole molto velato che ora sta iniziando a uscire, e se esce del tutto siamo rovinati. E ci ritroviamo seduti in questo giardinetto. All'interno di un palco. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? I'm so happy. Not so much. I'm not walking, but I ride a bus. You ride? Yes. A bus? Yes. Where do you go with the bus? I'm from airport center.
pag ano around Chiang Mai. 20 baht around Chiang Mai. It's not good. Siamo al Night Bazaar a Chiang Mai. Se ci fossimo collegati prima avremmo potuto assistere a Marta che si stava acchiappando per 2 euro con la proprietaria della gioielleria che molto gentilmente ci ha offerto un present. The girl in the jewelry. Just gave us a little gift. Now we are going to interview the shopper. For my acquisto, it's beautiful. This is the new necklace. A collana. Cara, it's very hard. This is the new necklace that Marta bought for a price of 30 euro, ma i soldi da spendere 34 euro 34 euros. Tanti, è veramente caro 1700 bahts. Tanto caro. We think that this price is expensive. Not expensive. But bad business, give you special. This is not what this girl thinks. Because she said that this is a good price. This is a good price. We will find out it when we return to our country. Because she will show this necklace. And the expert will say this is a good price or this is not. Okay? We close, we chiudiamo dal Night Bazaar. Bye bye. Andiamo prima che ci pigliano a pappe a pietrate. Ah, è cascato. Non ti leggo me. Dopo il forsennato shopping di ieri che ci ha riconsegnato alla dimensione russa, riprendiamo il viaggio andando a nord di Chiang Mai, girovagando, andando un po' a zonzo e senza una precisa destinazione sulla strada statale 107 e poi girando sulla 1095. Siamo arrivati alle cascate di Mork Pha. Minchia, preciso è venuto. Vabbè, ma ci sono le cascate. Vero che è venuto preciso? Marta, che questi posti li conosce bene. È solita, ha fatto la mia infanzia qua. È la quinta volta che viene. L'infanzia, faceva il bagno così, anche io. Allora, me la pensavo. Tutto intorno a noi è pieno di ragazzini, alcuni in divisa, altri no, che si sono qua ad ammirare il posto. Free climbing. Ma che adesso è buttato con i jeans.
Sono i jeans, sono buttati. Quello con la penna in tasca. Siamo a Phuket, ultima fase del viaggio in Thailandia. Noi siamo partiti da Chiang Mai stamattina. Il 100% dei turisti che ha preso quest'autobus siamo io e Marta, il resto è filtrato dalla marea di persone che ti propongono il viaggio in minivan o in taxi, naturalmente a prezzi sensibilmente maggiori rispetto a quello che può essere quello dell'autobus. E il problema è ora andare a cercare una casa. Ce l'abbiamo fatta a fine serata, siamo arrivati da Chiang Mai a Phuket, veramente estenuante, praticamente siamo partiti stamattina alle 10, ora sono le 8 di sera, ma siamo a Phuket, circa 2000 km più in basso. Ultima tappa del viaggio. La nostra è una topagna. Topagna, diciamo, vedete la ventola, l'importante comunque, c'è il letto, è buono, domani ci vengono a prendere con forza. Il P, ci vengono, they will pick us up. Dovrebbero. E ci trasferiremo in nave fino a Rai Lei. Come tradizione vuole, diciamo che la tradizione inizia oggi, noi che siamo 10 gale e portiamo il carnevale nel sangue, sbagniamo col carnevale. Carnevale, allegria. Ecco qua, i coriandoli. Possiamo uscire, andiamo a vedere. Andiamo a vedere a Phuket, che aria tira. Abbiamo appuntamento con la nostra comitiva di Phuket. I coriandoli con la ventola forse anche volano. Vediamo. Sì, in linea. Il nostro viaggio continua. Finalmente siamo al mare. La temperatura è buona. Il tempo fluvola in sottofondo. Un po' strano. Un po' strano. Che succede? Per caso abbiamo preso il tempo male. Praticale. Direzione Rayleigh. I tropici ci accolgono come meglio sanno fare. Una delle espressioni tipiche dei tropici. Piove. Esageratamente. Io devo sventagliare da lo. Ciao. 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 La barca era composta da tre tipi di viaggiatori: Lanta, Relay e Krabi. Allora ci siamo affiancati a noi due barche e c'è il trasferimento su. Il gruppo si sta dividendo, per cui probabilmente ne rimarremo su questa nave, mentre le altre persone si stanno trasferendo. A destra si va a Lanta, mentre a sinistra si va a Krabi. Where are you going to? Lanta, Krabi? Rayleigh Beach. Where you are going after Rayleigh? Rayleigh. Rayleigh, then. Sud. Fine. Really, and then back to Koya. Koya and then come back home. Allora, siamo arrivati non in un'isola, ma siamo su una collina. Siamo su una collina di dai, non mi Rayleigh. Faccio per lei. Allora, il discorso è questo. Un posto per dormire. Stiamo andando sul sunset. Veniamo dal sunrise e stiamo cercando un posto dove dormire. Perché questa collina? Perché non c'è strada a mare per tagliare l'isola. Dico, l'isola è relativamente, non è un'isola. La penisola è relativamente stretta. Biglietto della nave. È relativamente stretta. Però non c'è strada costiera per andare da Tanoi Beach. Se non ricordo male.
Siamo dovuti arrampicare, diciamo, di un dislivello interessante, probabilmente un po' come salire alla croce di Monte Pomigiaro, un po' di meno. È molto ripida. Metà della croce di Monte Pomigiaro, poi ci sono dei tratti molto ripidi. Però a me pare che siamo al top most. Al most top. Top most. Ci sono altri amichetti. Of the climbing. Qua ci sono gli amici nostri che arrivano. Bye bye. Ciao, saluta. Ciao. Tatoi Beach. A est di Rayleigh, dallo sbarco. E praticamente la giornata è rimasta abbastanza chiusa, però naturalmente c'è caldo. Il tempo è molto piacevole, non piove più. Ritroviamo anche una vecchia conoscenza che sguazza. Ci siamo arrampicati praticamente per non so quanti metri per arrivare fino a qua, ma sicuramente ne vale la pena. C'è gente che fa di peggio. Io manco lo sto vedendo più. Dov'è? Ah, salgono e scendono, va. Comunque c'era una persona prima a metà. Non la vediamo più. Comunque qua le persone si arrampicano in questi pipitoni. Ecco, quello inquadrato in questo momento è dove siamo arrivati noi. Il passaggio sembrerebbe facile perché siamo a poche centinaia di metri, forse 100 metri, 200 metri. Il fatto è che è biamare e quindi siamo dovuti fare il giro, un giretto di simpatia. Abbiamo una storia da raccontare. La storia è questa. In inglese e in italiano. Allora, questa è la capa della principessa. Allora, la storia narra. Tu, dilla tu, dai. La principessa, la nave della principessa cadde, colò a picco durante una tempesta qua vicino. E allora si dice che la principessa, l'anima della principessa, sia dentro questa cava, o quantomeno aleggi, perché è un'anima, non è che può stare fissa, aleggi nei dintorni. Come simbolo di gratitudine i locali portano questo genere di statue. Pescatori e compagnia bella, per augurare un buon raccolto, portano offerte, infatti sono le fette di melone, incensi. Ma quello che è più particolare di queste offerte sono questi simboli fallici. Vedete qua, si vedono qua quanti ce ne sono. Non è spazzatura questa qua, sono tutte statuine. E quindi la principessa, da un lato si passa dei bei tempi. Però appunto è, diciamo, morta, però ha queste cose. Però è morta, però si sollazza. Si sollazza con tutti questi. Sta finendo la carica. Siamo alla spiaggia di Tonsai. Questo è il nostro bungalow. Là è inquadrata la reception in questo momento. E siamo in mezzo a una specie di giungla, una foresta, un mare. Il mare dista un centinaio di metri da qua. Nel lontananza c'è lo scorcio dove si arrampicano, lo scoglio dove si arrampicano. E biancheria stesa. Qua abbiamo la nostra vecchia conoscenza. Che la mattina uno è sempre più raffreddato. La mattina non si sente andando bene, poi si riprende. Abbiamo questo bel combattimento, non so se fai vedere. Sì, pochino. Sì, già l'ho fatto vedere. I gattini, gli uccellini che vanno a fare il combattimento mattiniero. La competizione. Allora, passiamo all'inizializzazione della residenza, al battesimo. Anche se ormai un po' già questo tempo. Ecco qua. Coriandoli di festività. Di buon auspicio. Questo è l'interno della nostra stanza che ancora non abbiamo potuto fare vedere. Naturalmente l'essenza è molto carina. Letti separati, perché nonostante tutti quanti credano che siamo marito e moglie o fidanzati o che altro,
e alla mia, alla mia, come si dice, risposta che non è vero, tutti quanti rimangono sbigottiti. Io sto facendo un po' d'ordine nel frattempo. Questi sono i miei pantaloncini arancioni, molto belli. Allora, sì. Là è un ristorante dove abbiamo mangiato l'altra sera. Io ho mangiato molto bene, Marta dice un po' di meno. Non era contenta. Ieri sera abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato a baracche sotto. Ecco è il nostro affitto bungalow che parla. Lui ci ha procurato le magliette della Thailandia finale. Sono assolutamente folli per il calcio, più che da noi, specialmente calcio inglese comunque. Sì. Sì, qua c'è la maglietta della Thailandia. Per i ragazzi, questi sono i cantori Michele, quelli per tutti. Queste sono per Salvo e Luca. Di dietro non ci ha messo niente, pazienza. Il numero lo devono mettere loro. A Chiang Mai, quelle di Chiang Mai c'era il numero. Comunque sia. Ci prepariamo ad andare a fare colazione. Qua ci siamo in pantaloni italiani. Ci prepariamo ad andare a fare colazione. Giù. Per poi fare il giro del giro snorkeling. Io mi sono fatto la barba con lametta e sapone. La lametta offerta da me. La metto offerta da Marta. Sapone offerto da E. E mi sono fatti i baffi. La fronte un po' mi brucia, penso che spellerò. Così impari. Ma sono sempre molto più abbronzato di Marta. Stiamo approfittando di un passaggio. Dam. Dam ci sta dando un passaggio a scendere con questa specie di sidecar attaccato a un motorino. Questo è un passaggio un passaggio molto complicato. Io qua come accappottiamo ora. Marta comodamente seduta. Qua c'è Dam. Qua sei in mezzo agli alberi, cascato il coperchio, per fortuna non l'abbiamo perso. Here we go. This is Tonsai Beach. Yeah. Maria. Madonna mia, che tragedia. Che mi hai fatto salire, Marta? Oggi sono qui. Oggi 23 marzo. Pomeriggio. Ma la più forte. Siamo partiti alle 2 di pomeriggio per andare a fare snorkeling. 4 isole che poi alla fine sono risultate 3 isole di snorkeling e l'ultima che è questa. Pesci bellissimi, il pappagallo, tutti colorati, pesce palla, pesce con tutte le spine, il corallo. Le persone che nuotavano erano un po' tutti i pezzi di corallo, poi ci sono posizioni porno. Non trovo le ragazze che fanno fotoporno. Però Michele non. In questa bellissima isola che è piena di pezzettini di corallo in mezzo al mare. Ma noi che siamo su un isolotto che prende una lingua di spiaggia. Dove? Fai vedere qualche cosa? Si è perso. Il corallo vivo io, la spiaggia praticamente è bianchissima, un po' sporca perché è il luogo di sosta di questa specie di gente che fa turismo, rompe i coralli, si taglia anche con i piedi, non si sa come, si sbacca le ginocchia. Segnale evidente del suo snorkel. Intanto io mi sono fatto la corsa con uno e ho vinto. Dove l'ho fatto la corsa con uno? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto lo snorkeling? Lo snorkeling mi è piaciuto, il cielo è così così, un poco piatto. Come questa è l'isola, sono due cucuzzoni, c'è pure un coccodrillo. Non è un coccodrillo? E che cos'era?
tutti gli uccelli. Allora, siamo all'ultimo giorno. La visita a Phi Island è dovuta. Come ultimo giorno abbiamo scelto di mangiare in questo baracchino vicino alla spiaggia, che ora inquadreremo, e andremo a vedere un po' come cucinano, visto che non abbiamo fatto la fotografia al piatto. Qui abbiamo la nostra vecchia conoscenza, l'abbiamo incontrata a Catania all'aeroporto, ce la siamo tenuta fino a ora. Ora ci dividiamo. Ora ci divideremo. Andiamo a fare le ultime ore. Andiamo al viewpoint. Take care of my bag. Take care of my bag. Per l'ultimo giorno abbiamo deciso di mangiare i noodle fritti. Io ho fatto mettere il tofu, che è qua, che è giallo, le palle sono di carne con i vegetable. Marta ha fatto mettere il pollo. It was very good. My best tofu in Thailandia. Tofu. Apunka. Tofu. Apunka. 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 No, sai. Oh, capet confine. E praticamente ce ne stiamo andando a pipì, che sono comunque un po' deludenti, niente di che, magari rimanendoci, girandola. Diciamo che noi veniamo da un punto un po' più particolare, più tranquillo, più sereno, meno gente, più silenzioso. Pulito in fondo, meno odori forti. Sembra di essere tornato a Bangkok. Sì, c'è un po' c'è un caldo abbastanza, anzi un po' ora sta tirando aria, ma c'è stato veramente caldo. Qua infatti alle spalle di Marta c'è un bel blocco di munnezza anche, che fa puzza. E abbiamo anche il mercatino locale, in cui prima abbiamo preso qualche banana. Ora ci stiamo pigliando un fruit shaker, something gas, papaya mango. Papaya so mango? Che... One? Eh? No. One cocoa. One cocoa. Ok. Quindi ora ci stiamo pigliando i bibitini, abbiamo appena scelto. E quindi qua c'è l'amico nostro. Al solito si arroste alla grande. Ma siamo praticamente alla fine. Abbiamo fatto un po' di spesa, nel senso che abbiamo noodle, spaghetto vario, varia misura, giallo, bianco, cartine, si risparmia anche a comprare qua, succo di cocco, insomma un po' di situazione. Qua è possibile notare inoltre che, essendo noi a sud, quindi magari più vicino alla Malesia anche, la religione praticata per lo più è il musulmano. Sono praticamente tutti musulmani qua, o la maggior parte. Infatti, inquadrati in questo momento, abbiamo una muslin. Che sta arrostendo e io vorrei, non lo so cosa sta arrostendo. C'ha una specie di pentola strana. Il tornado dietro ormai la isola. Se non è la finale, poco ci manca. Mentre qua vediamo il nostro bungalow con le tende contro le zanzare, il bagno, e basta più.
Ah, e c'è l'anghilletto bagnato di Marta che stanotte lei dorme all'angolo. Stanotte dorme in posizioni strane. Stanotte avevo già la formica. Questo è il letto. Questo qua è il bungalow letto. Diciamo che per il secondo giorno consecutivo abbiamo preso un temporale tropicale di interessante, cioè per noi è bello, non so per loro a che cosa sono abituati, forse loro sono abituati a peggio. Fatto sta che dalle pipì a presente a qua ce la siamo fatti sotto un nubifragio. Nella barca grande noi avevamo il posto se ne messi dentro, nella barca già soltanto a venire con la barca piccola poi ci siamo assolutamente assappanati. Diciamo che qua non si apprezza, non si apprezza granché, anche perché ora comunque sta piovendo meno. Comunque la strada prima nella parte più bassa era un vero e proprio torrente. Vabbè. Salutiamo infine Rayleigh, in particolare Tonsai, perché fra poco piglieremo il long tail che ci porterà a noi e poi da là col bus a Phuket. Abbiamo un ospite. Con una tigre, the tiger, eccola qua. E poi altri animali, the tiger, the rabbit, where's the rabbit? Here we have a rabbit, the rabbit and the tiger. Here we have a dog. Here we have a cascata. Here we have a dolphin. Here we have a bear. Here we have, I don't know what it is, I don't know. Qua è dove abbiamo fatto praticamente colazione e cena svariate volte, colazione sempre, cena più di una volta. Banane, mango, ananas, riso e là c'è la signora. Che ci ha fatto da mangiare? Molto buono, papaya salata, veramente una prelibatezza. Ora vediamo se ci possiamo prendere pure i toroncini. Niente, è venuto il momento di ringraziare gli sponsor. Iniziamo con la bibita M150. Il viaggio è stato vicino a Michele. Devozione, coraggio e sacrificio. Tu qual è il tuo sponsor? Il mio sponsor non ne ho sponsor, io non faccio mai aiuto. Nessuno sponsor. Stiamo aspettando l'autobus per l'aeroporto. Così mentre inizia una gita, finisce un'altra. Un'altra finisce. Sono la persona più abbronzata dell'aeroporto. Sì, ti ricordo solo. Sono la persona più abbronzata dell'aeroporto. Sono con i pantaloncini, le maniche corte. Ma la gente che ne può sapere la mia tragedia personale. Qua c'è un'altra tragedia personale. La tragedia personale è sempre.
notevole differenza di colore. Una notevole differenza di colore c'è comune. Siamo all'aeroporto di Roma, circa le 6 del mattino. Tutto bello, bella Thailandia, bel paese, famigliante. Siamo. Diciamo che 15 giorni sono pochi. 15 giorni sono pochi, però va bene così. Si dovrebbe iniziare a fare un altro. Si dovrebbe pensare a un altro viaggio nel più breve tempo possibile lungo il fiume Mekong, quindi Thailandia del Nord, Vietnam, Cambogia. Una bella sorpresa, la Thailandia è molto più ricca di quanto la si possa immaginare, pulita e ben organizzata. Lo spettro dei vacanzieri semmai in Thailandia è variegato, noi ci siamo rientrati in un segmento forse più di nicchia, che è quello della ricerca più dell'essenza del posto. Rispetto a quanti altri abbiamo visto dall'aereo, diciamo chi un po' forse realmente è interessato al turismo sessuale, chi è interessato a un estremo relax e al comfort di posti attrezzati. Noi siamo stati più spartani e allo stesso tempo abbiamo cercato a modo nostro di capirci un po' di più. Naturalmente in 15 giorni uno non capisce niente. E non capisci niente mentre sei là e ora che sono tornato io non sto continuando a capire niente. In questa Italia. Il braccetto è trovato. No, no. In questa Italia che è sempre più agli sgoccioli, secondo me. Rispetto a un est e ai paesi che fino ad oggi abbiamo creduto sottosviluppati, che invece stanno prendendo una via sicuramente possibilmente migliore della nostra. Tutto sommato loro hanno ancora un territorio inesplorato, un territorio ancora da poter consumare, da poter impostare uno sviluppo forse più sostenibile di quello che abbiamo dato noi al nostro. Marta si è rilevata una buona compagna di viaggio. Guardate, 29 è. Diciamo che porta con sé gli aspetti femminili, quindi magari un completamento sicuramente della figura maschile, molte volte va anche oltre. E quindi diciamo che quella parte in più diventa superflua. Quindi con consigli e suggerimenti su come vestirsi, su queste cose qua, assolutamente inutili e naturalmente privi di qualsiasi possibilità di... bagnato, asciugarsi i capelli... Sì, sì, insomma tutto il set che creme, conosciamo. Creme per la faccia, per... Assolutamente... Questa è la spellatura mia ed è buona, peccato che la pelle non era pronta. Abbassa che me ne vado a scala. Comunque non è tanto questo il problema, sicuramente per una persona a fianco positiva, anche perché è molto precisa e rispetto anche a me che sono un po' più super, vabbè, un po' più cane di caccia, diciamo. Ci hanno preso 1400 baht all'aeroporto e grazie al suo intuito. Mi sono informata. Io non mi sarei informato. Michele, il nostro ufficiale tour operator, perché parla inglese, è sbrigato del telepratico, è lui. E basta, va. E contatti sociali, lui è il numero uno. 20 minuti. Niente, bellissima Thailandia, bellissimo paese da tornarci. Eviterei... avrei evitato qualche giorno a Koh Chang. Un giorno a Koh Chang in più. In più. È la gita a Tatuya e anche la gita a PP Island. Diciamo che a PP Island devi evitare pure, troppo ci siamo andati, sporca, puzzolente. Per il resto bellissimo, le persone tranquille, nessun tipo di problema, tranne qualche truffa che ti provano a fare. Non sono truffe, non sono truffe, niente, dai. Per portarti via un po' di soldi in più. Cose normali, nessuna truffa. Michele, ottimo compagno di viaggio, appunto ingestibile perché fa di testa sua. Però sempre allegro, sempre di buon umore, sempre operativo
è sempre vero. Ma tutte e due sono stati operativi. E poi anche molto socievole. Molto, ah, vero, io diciamo. Socievole. Aspetta, ma evidentemente in questo filmino mancano. Ovviamente certe cose che sono successe così. Dai, l'affitto della barca. L'affitto del gommone a quella là. Non so, l'erba che ci hanno offerto, cibo che ci hanno offerto, la scarpa che è volata, vabbè, una serie di cose che è inutile che raccontare perché solo la presenza. La scarpa in faccia a quella ragazza per il braccio, pallone. Un braccio. Vabbè. Una serie di cose comunque. Ho bruciato la cinese. La cinese bruciata, vabbè. Si chiude quindi da Roma. Con la speranza di poter mettere assieme questo filmino per poter essere più o meno presentabile. Ma ricordo che è importante. Ci torniamo, ci torniamo. Probabilmente è da ritornare sicuramente. Salutiamo. Arrivederci. Ciao Brandania, quando sempre ci vediamo lì. Ciao. Ciao. But I can't take anymore.